ragazzi! L'estate è dietro l'angolo e il Krusty Burger è il panino ufficiale al gusto di carne delle Olimpiadi 1984! Cucci cucci cu! Fa tutto parte del nostro Krusty Burger concorso olimpico a premi. Basta grattare il nome della gara olimpica sul vostro cartoncino e se l'America vince una medaglia d'oro, poi vincete un Krusty Burger! Stop! Datemi da bere, presto! Presto! Quel saporaccio non se ne andrà per settimane! Mi raccomando, voi due, non vi lasciate per nessuna ragione, Certo. Ciao e buona fortuna! Anche a te! Ma che Dio sono, sei anche un lombrico più fortunato di me, in amore! Ehi, Eros! Come stai? Ciao, Pollo, non sto così così! Non riesco nemmeno più a mangiare. Non credevo che le mie frecce dell'amore fossero tanto potenti. Per favore, tienilo tu il mio arco per un po'. Non ti preoccupare, Anna. Sì. Staremo insieme tutta la vita. Soli, tu ed io. Per buffo! C'è sempre qualche pietra qua sotto. Ma quello sono io. Però mio piccolo non è rotto. Stupida pietra. Vai a cogliere le radici, grande puffa, tu mi dici! Oh, acci puffa! Quella pietra l'aveva già puffato! Wow, aspetta un attimo! Il mio mini papà mi raccontava sempre di New York! Oh, abbiamo parenti lì! A Little Italy! Beh, quando ero ancora alle medie pensavo soprattutto ai palloni aerostatici. Ma da quando sono al college ho deciso che volevo qualcosa di un po', diciamo, più stimolante. E così sono passato ai computer. E ora l'aerostatica per me è diventata soltanto un hobby. Posso aiutarti io, Cringe? Ci serve solo un pizzico di magia! Se quel felino teme rumori e folla, io lo metto al sicuro in una bolla! Visto? Così potrebbe l'udito di Cringe in una bolla insonorizzata. Ora non ha più paura perché non può sentire. Sì, ma non può neanche respirare. Se non c'è aria, sono lacrime amare. Coraggio, bolla, devi scoppiare! Qualcuno ha il potere di aiutarmi a salvare Cringe? Anch'io ho fatto una modifica, prof! Gira! Smettila, mignolo! Oh, Hamadahik! Questo è arabo per dire ho le vertigini! Siri, il riconoscimento vocale di quel coso è terribile. Siri, suggeriscimi un ristorante. Scusami, Barry. Cosa vuol dire suggeriscimi un ristorante? Ascolta bene, ma un ristorante, ristorante! Non capisco cosa intendi con non ristorante, ristorante, ristorante. Mi sta una stronzata, fai schifo, Siri! Ehi, non parlarle con questo tono, è una signora! Beh, quella signora ha fotografato in alta risoluzione il mio coso per un sito di incontri, a presto! Non devi mai disperare, Titef. Mia sorella Lucia, ad esempio, usa un trucco dell'amore che funziona sempre. Vuoi sapere che cos'è? Beh, è la gelosia. Trovato! Ovvero? Pesce! Oh. Eccomi, Cetto! Abbiamo dell'appetitoso pesce fresco per te! Scusami, adesso che la tua famiglia è andata via, ti dispiace se accendo un po' la TV? Oh, certo, non sapevo che qui ci fosse qualcuno. Io stavo scherzando quando ho detto alla mia famiglia che l'amavo. Io sono Mahmood. E io Peter. Non avevo mai visto un cappello come quello, mi sono parecchio spaventato. No, questo è solamente un tachia, un copricapo da preghiera musulmano. Oh, sai chi sarebbe ridicolo con uno di quelli? L'omino del Monopoli. Giusto, vai direttamente in prigione e convertiti all'Islam. Ah, quelli lo fanno davvero. Sì. Io dicevo seriamente. Sei uno in gamba, Mahmood. Anche tu, Peter. Allora, che cosa vuoi vedere? Beh, se metti il canale 14, forse vediamo la fine dell'Unitus musulmani.